Ben ritrovati ragazzi, buon pomeriggio in questa nuova live, ultima live dedicata a Doom 3, perché è rimasto il DLC, perché questo qua è uscito nell'epoca in cui già si chiamavano DLC e non più espansioni, ovvero Lost Mission. Lost Mission ragazzi, altro non è che un... come dire, un... una accozzaglia? Sì, dai, accozzaglia di missioni e nemici del classico Doom 3. Volevo mettere il nemico al quad damage, già scelto. Volevo mettere il nome anche alla live della Doom 3 BFG Edition, perché questa qua non è retro, è uscita in concomitanza con la BFG Edition che è del 2012, però Twitch non lo supporta. Ho messo Doom 3, ma Doom 3 è del 2004, quindi non è attinente. Lasciamo retro così, perché tanto dopo di questo ci dedichiamo comunque a un titolino arcade che è retro. Non so se Easy Trigger è venuto in live, va bene, però dopo glielo faccio vedere appena viene. Dicevo di Lost Mission, dovrebbe durare giusto questa live, anche perché sono qui vedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 missioni. Non dovrebbe essere tanto lungo. La lore, raga, l'andremo a vedere man mano giocando, senso che mi metto a dire di cosa si tratta. E non è una cosa che fece tanto clamore, scalpore. Perché comunque quando uscì la BFG Edition la gente diceva: "Ah, la BFG Edition c'è anche un DLC, merita". Però poi dopo, quando videro solo Lost Mission, disse tutti quanti: "Pensavo fosse qualcosa di più". E invece no. Comunque, bando alle troppe chiacchiere, vi invito a passare, intanto che cambio tutte le schermate, vi invito a passare come sempre al mio canale Twitch, che trovate il link nella descrizione. E magari commentare o anche cose al di fuori del gioco in questione, commentare l'esperienza, tutto quello che volete, tutto quello che volete. Stanno uscendo ragazzi in questo periodo tanti 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 bei giochini. Scildino, mi dici se è tutto a posto? Quadra Bravo, ingresso sicuro, mettere posizione. Sentito quel rumore? Qui capo, fatemi rapporto. Vedo io libero. Sam, qui non c'è niente. Cosa diavolo? Figlia di puttana! Giro a sinistra. Come avrete ben capito ragazzi, se avete visto i gameplay o comunque ricordate Doom 3, ciao Easy Trigger, hai visto le parole? Non so cosa significhi, però c'erano i cuori ed è tutta rosa, quindi va bene. Aspettate un attimo che... Come avrete visto, raga, la scena è riciclata pesantemente da Doom 3, perché quella scena dei marine che vengono attaccati c'è anche in Doom 3. Mi fanno iniziare con...
ma muoiono con due colpi, mo no. ne ho due, una per te e una per Shield, guarda. Ieri mio padre, mentre squartavo mostri su Doom, si è presentato queste cose. Ho detto, ma what the fuck? Vabbè. Prova l'accesso alla sala comando. Ancora. Serve il PDA. Mi prendete sempre. Questo non ce l'ha. Che modo di qui è aperto? Fucci. Sì, sì. Parole ad... parole adeguatissime per il genere di gioco che sto portando. Ragazzi, lo so, chi mi ha sopportato in live fino adesso con Doom 3 è l'ultimo, l'ultimo capitolo di Doom 3. Lasci sua. Non promette bene come l'altra a vederla così. No, vabbè, questa qua è stata una cozzaglia di cose prese sia da Doom 3 che da Resurrection of Evil. Era giusto per rendere più accattivante la BFG Edition. Mi piace questa cosa che i zombie stanno a terra. Fa molto Resident Evil. Sì, ho anche il filmato iniziale preso da Doom 3 proprio, paro paro. Madonna mia, le scale sono sempre un incubo da scendere. Da dove? Ah, che sei uscito. Ma il PDA per andare in quella porta, dove cazzo? Visto l'interruttore generale. Ho capito, ma... scende di qua? Tu questa non l'hai mai giocata, Easy? Io l'ho fatta veramente una volta, quindi... è veramente difficile che ricordi tutto. Tasci tu.
via per aprire quella porta indietro. Non è più. Volevi prendermi, invece non ci sei uscito. Questa base viola ogni regola di sicurezza e di cosa? In che senso questa base viola ogni regola di sicurezza? I nemici qua sono un po' più stupidi rispetto al gioco base. Allora, in che senso Easy viola le norme di sicurezza? Si alzano tutti, eh. C'è qualcuno? Qui è la stazione X. Riceve qualcuno? Questo è quel dottore che è rimasto nel Doom 3. Richard Myers, e credo di essere l'unico sopravvissuto della mia squadra. Stavo lavorando con gli ingegneri prima di perdere il contatto. Non so che fine abbiano fatto, ma senza il tuo aiuto rischiamo di morire. Spero tu possa aiutarmi. La situazione... Ma vedi che ci sono i nastri trasportatori, nella base. Dimensionali prima dell'attacco e ho perso il controllo dei relè di comunicazione. Quelli sono i cunicoli della manutenzione. Ora abbiamo un teletrasportatore funzionante ancora attivo. Nell'altra dimensione. Uè, raggio! Senza distruggerlo, quelle creature potrebbero usarlo per raggiungere addirittura la Terra. Devi aiutarmi. Qui ho fatto tutto il possibile, ma ho poca potenza per attivare il teletrasportatore da questo lato. Gli ingegneri stavano lavorando con me per deviare l'energia ausiliaria da Empro ai laboratori Exis. Ma a quanto pare, ora sei l'unico in grado di aiutarci. Ti mando le istruzioni del vettore sull'SSD della tua console. L'SSD, raga, già parlavano di SSD. Trova la stazione energetica principale del settore 2. Collegalo al terminale principale e ti contatterò sul posto. C'è pochissimo tempo. Ti prego, sbrigati. Audio del comandante Allen Woods, 12 ottobre 2014. Questa settimana abbiamo fatto dei progressi notevoli. Tutte le nostre energie. Da
Compilare tutti i dati di trasferimento da Delta è stato un processo veramente complicato. Ciò che si propone richiede l'utilizzo esclusivo. Ma anche qua ci sta la monorotaia. Tra l'altro abbiamo a nostra completa disposizione l'unità ausiliaria. Qui addirittura ci stanno proprio anche le tipo le. Saremo in grado di attivare in parallelo il vettore principale e che quello ausiliario funzioni a sufficienza per il personale nei laboratori Access. Per ora è tutto. Allen Rhodes, chiudo. Ci stanno pure addirittura i trasporti tipo. Come si chiamano? Tipo le. Le metropolitane. Anche la casa dei Wii si è progettata così male. Io non ho capito perché questo si lascia mangiare tranquillo. Non ho mai capito. Deve essere uno zombie molto maso. Diciamo che comunque Black Mesa, a differenza di questa qua della base UAC, Black Mesa sta sulla Terra, quindi già è più facile costruirla, attenzione. Ah, qua sicuro c'è. Chris Vargas, 5 novembre 2145. Il nostro test iniziale sul primo modulo di allineamento ha indicato uno stress eccessivo. Ho ordinato immediatamente alla squadra di interrompere i test e hanno lavorato giorno e notte per riparare il modulo danneggiato. Le prove verranno riprese una volta riattivata. E sono certo che saremo pronti per i test di carico di settimana prossima per il comandante Rhodes. Inoltre mi è stato chiesto di aiutare Rhodes con i calcoli concernenti i dati di trasferimento, che spero di terminare presto, salvo eccessive interruzioni. Come quella di inizio settimana, quando Dave Voss, il nostro ufficiale della sicurezza, ha insistito che cambiassi di nuovo il codice dell'armadietto con il fucile a pompa inviatomi da mio. Come se volessi utilizzare quel dannato gingillo. Dai, dimmi, dai. Sarà un tantino fissato con il regolamento. Per quel che ne so, ha fallito gli esami d'ingresso alla marina e odia essere relegato come ufficiale della sicurezza. Vabbè, gli ho inviato un'email con il nuovo codice. Vargas, chiudo. Come un'email con il nuovo codice? Comandante Allen Rhodes, 15 novembre 2019. Subito dopo aver sincronizzato la griglia ausiliaria, il vettore principale è stato un forte sovraccarico. I valori sviluppati sono lunari. Mi fa pensare che non sia un problema ausiliario. Sembrerebbe un problema con il vettore principale. Ciò nonostante, ho udito urla e colpi di arma da fuoco da un canale radio non prima della comunicazione sintetica. Dai, guarda sto cazzo di codice. Abbiamo tentato disperatamente di contattare Myers a Axis per capire cosa sa. E tra i miei tecnici, molti non hanno ancora fatto rapporto. E
il mio capo tecnico ha descritto... un bagno di sangue presso una zona di trasferimento refrigerante. Terminata quella trasmissione, la sua radio è morta e ho perso una traccia di... tra i miei tecnici... Vento ha sostenuto che l'hai visto delle strade. Sì, non è che mi trovi sto codice qua, ma sono già tutti coglioni. Nessuno di loro ha ancora parlato. Il resto della mia squadra ci siamo imbarricati nella stanza di controllo del settore 1. Faremo il possibile per ristabilire i contatti, ma ignoro per quanto a lungo potremo rimanere qui. Aggiornamento a breve. Non lo dice manco questo il corpo. Nessuno mi può fornire il codice di quell'armadietto? Grazie Easy, grazie. È strano che non l'abbia trovato. Sicuro non funziona. L'armadietto del fucile a pompa, questo qua. La doppietta, più che altro. Qua non ci stanno altri PDA. No. Ma 0508 non ci entra, mi sembra. Anche perché gli zeri non ci stanno, vedi? Diciamo i numeri, dai ragazzi, diamo i numeri. Oh, grande. Thank you, Easy. Dell'attesa, raghi, ma ci teniamo a prendere la doppietta. Sette, tre, uno. È di scelta. In che senso è di scelta? Che senso è di scelta? Perché non la prende? Vabbè. Ha detto a lui. Ma quello solo il buon shit ci prende al primo colpo. Oh! Non rompere il coglione. Sicuro sta in questo pad, vedi?
Codice di sicurezza, eccolo qua, Delta 3-1. Si sa mai, alle volte ti fa andare avanti e... non sai poi se ti fa tornare indietro. Siamo pieni, usiamo un po' così. Dove? Guardalo lì nella ghiaietta chiaroscuro. Bastardo. Devo dire che in sta cavolo di Lost Mission ci stanno veramente un sacco di mostri, ragazzi. Ti appaiono ovunque, ragazzi. Questo modo dove era uscito? Inserire l'unità SSD. Unità accettata. Attenta. Ah, c'è anche la pistola gravitazionale. Ottimo lavoro, Marine. Mi sto collegando all'unità SSD. Il computer indica che l'unità energetica ausiliaria non vuole attivarsi. Mi sa che dovrai attivare i sistemi di flusso. Se ancora non ce l'hai, dovrebbe esserci un levitatore ionizzato al plasma nei paraggi. Alcuni tecnici lo chiamano fucile al plasma. Non preoccuparti, è un problema noto di questi sistemi. Dovresti poter estrarre il plasma da un condotto funzionante e trasferirlo in quello non funzionante. Ciò dovrebbe bastare ad attivare l'unità. Un momento, apro la schermatura. Ecco, lo sfuso dovrebbe essere aperto. Se lo becco, tra l'altro, Easy, a proposito di Black Mesa, a me piacerebbe tanto giocare Black Mesa su Steam, che è il rifacimento di Half-Life. Il problema è che Black Mesa so che comunque, nonostante gli anni, resta sempre mezzo incompleto. Ed è un peccato, perché io giocai una demo, che era pure bella lunga. Però a un certo punto che vedevi lì che si interrompeva, non è stato piacevole. Che era una sessione alla Doom nuova. Ah, sei tu. Tutto aveva visto. Arcivali di merda. Versione di Steam ne ho provato una, ma era piena di bug. No, vabbè, quella è la stessa versione. Quella là di Steam la stanno, da come io so, la stanno aggiornando mano a mano. Ottimo lavoro. Ora mi servi qui ai laboratori Exis. Da dove ti trovi, attraversa il sottolivello di Mars City. È la via più rapida. Più veloce. Ti spiegherò tutto una volta sul posto. Dove mi conviene andiamo? Qui è una zona scorta proiettili.
Attenzione, sistema locale di isolamento attivato. Accesso al computer limitato. Raga, questo è molto... Oh! Da dove cazzo è uscito questo? Chi è che si è alzato? Ho sentito un altro alzarsi. Valp ce l'ha su Steam. Lo devo far dire da lui preciso dove arriva. Non so, mi piace sta cosa che gli zombie si alzano da terra, raga. La potevano mettere anche in Doom 3. È molto rara. Con il carpiato, questo si chiama uccisione con il carpiato. Armadietto, si dice. Armadietto 54, codice 631. Ok. Qui non ci sono codici, birra. Alfio, buonasera. Buonasera anche lei, Alfio. Smesso per finire di tediarvi con Doom 3, dai. È l'ultimo questo, Lost Mission, l'ultimo. Da questo stava lì zitto zitto, cacchio cacchio. Ma detto zoom in testa. Sai, però ricordo poco di questo Doom. Ci giocai tempo fa, ho dimenticato quasi tutto. Beh, io ricordo poco di questa missione qua. Infatti l'ho giocata tipo una volta.
Vabbè, mi ha fatto piacere allora rimembrarti un po', perché questo è un gioco che merita assolutamente di essere ricordato, parlato, giocato. Dovrebbe essere 631 il codice. Oh, questa è... Sì, ricordavo bene, dai. Secondo me degni di stare nell'impero dei gioconi di sempre. Eh sì. Purtroppo sì, fortunatamente su Twitch perché metti tutti questi codici? Easy? Fortunatamente su Twitch i Doom vengono ricordati abbastanza, conosco tanta gente che se li è giocati, che ha intenzione di giocarli, che probabilmente li giocherà ancora. Potete fare anche qualche mod di Doom, tipo Brutal Doom. Sì, quelli là le farò quando giocherò al primo Doom, assolutamente. Sono poi vicino. Crepa. Quando giocherò al primo Doom le farò sicuramente. Ne ho già una pronta, tipo, si chiama... Non mi ricordo preciso il nome, perché ha tema vichingo. È spettacolare, raga. Poi è adattissima al mio canale, quindi... sfondano. Dove è andato adesso? Ah, non c'è il vetro qua, eh. Sta cosa qui la che è riciclata pesantemente anche sempre da vecchio Doom. Il vichingo del sud. Ma guarda, questa mod è veramente bella, Alfio. Poi non ve la farò subito, cambierò un po' titoli, non farò subito gli altri Doom, perché non voglio tediarvi con lo stesso titolo. E poi perché mi avete bene o male consigliato tutti di... Anche se su Instagram è finita 50-50, mi avete consigliato tutti di cambiare il gioco.
Vai torrettina, vai! Oh, guarda, guarda. È buggato, raga, questo. Questo è un medikit. Non si piglia nulla, giusto? A volo d'ammazzo. Oddio. Adetti, vieni. Dammi la mano, dammi la mano. Dammi una mano a fargli del male. Detto, ah, me l'hanno distrutto. Bastardi, avete ucciso la torretta. Mi vendicherò. Ti troverò. Ti ucciderò. Maledetto 108 847. Sai cosa mi dà fastidio di questo Doom? Che non ci stanno zombie donna. L'unico che appare è quando appare la prima faccia volante. Più che altro si trasferisce. Cioè, non diventa manco un zombie. Come si chiamano le facce volanti? Ma perché non mi ricordo mai i nomi di tutti i demoni? E comunque gli esce dal corpo. È l'unica donna che appare in tutto il gioco che crepa. Pensavo fosse indistruttibile. No, la torretta crepa. Crepa. Spettacolo, è rimasto così. Ciao, Venlock! Venlock, mi ricordo che tu mi avevi iscritto una volta. Perché qualche volta non giochi a Tekken? Ma io ho giocato a Tekken 3, non te lo ricordi? Guardare a me però, libro di una torrettina. Ancora, aia!
tenerla viva per quando arriva la parte dove sono morto, perché è molto difficile. Come mi va la mito? Come al solito, bello, come al solito. Anzi, mi sto pure a sentire un po' male, perché tra poco dovrei mangiarmi qualcosa. Sta avvenendo un calo. Dov'è? Perché non lo prendo? No, ma che salvataggio! Mi servirebbe un po' di vita. Poi io sto tornando indietro qua. Qui qualcuno ha fatto una fatality, raga. Il più tenero è il caco demon. No, a me il caco demon non mi è mai piaciuto, sono sincero. Mi piacciono i Baron of Hell. Tu qua i caco demon li hanno fatti proprio brutti. Ma come cazzo, ma... Mortarci. Gli Archvile invece più ca... No, vabbè, gli Archvile sì, sono i cagagazzi per antonomasia. Qua se non sbaglio c'era cosa per mettere la vita da qualche parte. Perché non prende le munizioni? Eccolo. Ah, ci sono gli Archvile qua, ci sono, li hanno mantenuti. Eccolo. Parli del diavolo. Pure a poca vita mi hanno lasciato. Ste merda, oh.
Ah, questo livello. Quest'urlo non promette nulla di buono. E 4 lo fanno sempre easy. Benvenuti ai laboratori Exis, dove il futuro è ora. Futuro, insomma. Futuro di merda. Chiusa. Per 20 minuti però lascio online. Grazie Alfio, grazie mille. Dov'è? Maledetti arcivile, oh. Più ammazzi e più fanno spawnare. Perché serve un disco. Qua dove vai? Scrippetatissimi. Raga, argomento del giorno. Avete visto a Verona cosa è successo? Ma non riesco a immaginare chi altri fosse in possesso di codici.
farla breve. Questa pessima situazione è peggiorata di giorno in giorno. La mia recente richiesta di uomini gentili per i laboratori Access è stata respinta. Che? Oh, grazie a Dio. A quanto pare, sei altri arrivato. Scettori di Mars City temevo sono non ce la facessi con tutti quegli esseri là fuori. Sono già ascolta, state assegnate. Non abbiamo non mi resta che sperare. Queste che creature stanno invadendo la base. Se non ci muoviamo, sarà stato tutto inutile. Parlerò di nuovo con le so che hai parecchie domande. Vedere se il comando non posso fatto contrapporre a questi due. Quello che posso dirti è che dobbiamo l'ultima riattivare il teletrasportatore nella stanza successiva. Ma per farlo devi trovare un induttore al plasma per questo banco stabilizzatore. Ho già abbastanza problemi. E basta sto PDA quando finisce. Puoi raggiungerlo attraversando il tunnel di servizio. Sblocco qua sergente Nasirati. Ok, aiuto. Ora hai le autorizzazioni necessarie. Per favore, prende l'induttore e torna subito. Non abbiamo molto tempo. Dai, sbrigati. Non mi ha fatto capire niente di quello che ha detto sto scienziato. Mannaccia, sti PDA o durano 2 secondi o 30 anni. Ecco. Comunque io sto scienziato, gli direi è fratello tu. Se mi mandi sempre a me, è fratello tu, vecchio. Io non ho manco capito che mi ha detto. Ingegneria molecolare. Raga, il fatto che ci sono le aree dove ammazzi i nemici. L'ho salvato. Malissimo. Buonanotte, Texas.
casino per farti andare piano. Induttore e poi torna. Ma dai, da dietro. Scusate un attimo. Dico io, no, almeno avvisare.
Ah raga, mi sto riprendendo un po', scusa. Quindi fanno storie però. No? Un certo età possibile. Allora, scusate un attimo, ma sopra c'è un codice 428 PSI. Andiamo l'ambiente. Sono tutti schede video questo, ma cagato. Ho sottolineato i possibili risparmi e l'affare si è concluso. Dalla sistemi ambientali e
Travis Folsom, chiudo. Qui è Bernice Tulle, coordinatrice del avevi un mostro fuori qua, però attaccato solo me. Sembra giusto, no? Ed è ancora operativo. Molto potente. E con una portata che potrebbe condurre quei demoni fino alla Terra. Si attiverei personalmente, ma servono due persone per farlo. Una all'avamposto per attivare il teletrasporto. E un'altra qui per creare un sovraccarico di tensione che lo distrugga. So che è una richiesta estrema, ma dovrai dirigerti nell'altra dimensione, trovare l'avamposto sperduto e attivare la sequenza di avvio. Dovrebbe essere gli ultimi due livelli adesso, ragazzi. Per sconfiggere questo male. Il teletrasportatore è pronto all'uso. Non devi far altro che entrare nella stanza e avviare la sequenza. Al resto ci penso io da qui. Prima di andare, voglio consegnarti il mio resoconto su ciò che è successo qui. Spiega tutto. Il teletrasportatore è avanzato, è iniziato Link. Tutto. Ti prego di prendere. Quello che si è abbattuto su questa base è un male inimmaginabile. Ho già configurato la sequenza. Abbiamo poche probabilità. Devi solo attivare la console principale. La ricerca raggiunto l'avamposto, saremo in grado di tenerci in contatto. Buona fortuna. Per sintetizzare, nel 2115 dei ricercatori UAC hanno scoperto un'antica civiltà marziana. Ma questa è la solita storia, raga, dell'antica civiltà, eccetera, eccetera. Possiamo anche evitare di ascoltare tutti. Ormai la storia di Doom è risaputa. Poi comunque, se avete visto gli altri gameplay, lo spiega ampiamente. Gli ultimi due livelli, ragazzi. Questo è un altro, questo. Poi è finito. Sto ricevendo un segnale debole dalla tua posizione. Posso seguirti da qui? Brigand, trova l'avamposto. Bello qua, però, eh. Non piangere. Ok.
Tosti questi infuocati, io non riuscivo a ammazzare quella pistola. Ma sta diventando buio anche qua. Inferno, ragazzi! Che mi deve accendere la luce, vero? Chiami a Resurrection Evil la gabbia. Ciao Coltness! La pubblicità in questo canale. Beh, chi non ha il Prime purtroppo rischia sempre di beccare la pubblicità. Chiamate il telefono azzurro! Nuovo boss. Aia aia aia. Oh. Andate a fare in culo, va, tutti. Tacci. Mi danno qualcosa? No, raga, non prendo nulla io da quelle pubblicità. Sono soldi che piglia Twitch, no io. Sì, vabbè, magari questo. E usa Twitch per mantenersi. Giustamente è un sito, come tutti gli altri siti, si deve mantenere.
tosto sto livello, porca miseria. Questo gioco mi sa che ha difficoltà alte, ti danno un po' che rogna. Ciao Davino! Hello! Hello! Ok, questo dovrebbe essere la parte finale. Game is overdose, no! This game is Doom 3. Doom 3. Lost Mission. The DLC, man. DLC. Ma penso che sei italiano, ti chiami Overdose. Tutta la giornata a perdere tempo. È l'ultima missione. Easy. Poi possiamo andare a giocare qui. Conosci Doom 3? Spettacolo raga per questi livelli, questi sono veramente belli. Necessito di conservare munizioni. Qua però.
Minchia santa, oh! Fa caldo! Vediamo che prima mi è venuto un bel calo di zuccheri. Poi se intendi nel gioco, deduco di sì. Siamo nell'inferno. Negli inferi siamo. Ancora Revenant, tu. Guarda che ti dico, domani se posso me ne vado proprio al mare. Domani mattina purtroppo sono impegnato con il World Cleanup Day. Praticamente è un'iniziativa mondiale dove i cittadini si impegnano a ripulire il mondo. Qualsiasi luogo tu stai, vivi, città, scendi e vai a ripulirlo. Domani mi dedicherò a quello. Però effettivamente anch'io qualche altra mattina vorrei andare a mare. Soprattutto mo che le spiagge sono belle libere. Pollice verde. No, vabbè, è una cosa sensata da fare, raga. Ci lamentiamo sempre dei luoghi dove viviamo, bla bla bla. E una volta tanto che si può fare una cosa. Dove tra l'altro aderiscono tante persone. Allora, raga, il nostro pianeta sta andando a puttane. No. Procediamo una regolata. Oh, ciao. Eppure è inutile che facciamo figli, tanto. Sull'ultimo livello mi stanno facendo sputa sangue. Caronte, raga. Potevano fare un'animazione con Caronte, però, eh. Mette uno scheletro qualsiasi che guida sta barra. La bocca, bravo, ti sparo in bocca. Basta sputare nemici. Guarda quando il sole si spegnerà o la terra verrà inghiottita dal sole e non rimarrà più niente. Quindi. No, ma che c'entra il sole? Quello si tratta di miliardi e miliardi di anni. La terra, raga, per come la stiamo trattando, non durerà più. Più di un centinaio d'anni, se continuiamo così. Quella cosa lì si suppone che potrebbe succedere fra miliardi di anni. Vabbè, nulla eterno, raga. Ci starebbe pure. Mi dispiace poi per chi
vivrà in quell'epoca lì. Io non è che non mi posso preoccupare di quelli di miliardi di anni, però quantomeno per i nipoti sì. Nipoti sì. Ma quanti cacodemoni ci stanno qua? Posso un attimo di stare a leggere? Basta. Pistola ancora miliardi di anni di avanti a sé. Sì, quasi sì. E niente del sole. Beh, in teoria vorrei avere una famiglia. È una delle cose che mi piacerebbe fare nella vita. Però in parte sono d'accordo con te, perché effettivamente per come si sta, come se la situazione sociale creata, mi sembra di stare in questi luoghi che sto visitando nel gioco, perché la situazione sta diventando veramente insostenibile. Però il fatto è che una famigliola, almeno vorrei provare l'ebbrezza di averla. Tutto l'egoismo del mondo, perché sono consapevole che sarà al mondo un figlio nella società in cui viviamo. Fa un po' schifo. Queste porte che si aprono così ricordano anche Resident Evil 5. O meglio, Resident Evil 5 avrà preso spunto da qui. Metto la mia prima instage in free for all. Oh mio dio, grande. Vabbè, ma la vincesti una volta anche col me, se non sbaglio. Stargate. Mi sono quasi, raga, ho quasi finito. Ok, Marine, ricevo il tuo segnale dal relè di comunicazione. Il teletrasportatore si sta scaldando. Dovrebbe impiegare 2 minuti per raggiungere la potenza massima. Puoi inviare una scarica per il gruppo. Guardati le spalle. Rilevo dei disturbi nelle onde di trasferimento. C'è qualcosa che si muove verso di te. Attento! C'è un boss finale qua? Carro armato, questo. Che raga, non mi danno il tempo di leggere un cacchio. E sto leggendo. Ancora qualche minuto e dovrei essere in grado di inviare la scarica. Aspetta un secondo.
Rilevo un'ondata di trasferimento in arrivo. Marine, Manix era dead. Qualcosa di grosso viene verso di te. Ma io sono ormai abituato a perdere. Eccolo, c'era il zozzone grosso. BFG non c'è storia. Ci vuoi mainly bar, eh? Se quando ci riesci. Seraph 1, Darkstar, approccio alla superficie. Darkstar, confermare, abbiamo due contatti. Bel lavoro, Marine. Finisce, ragazzi, con Lost Mission l'avventura di Doom 3 nella mia live. Lo so, raga, una parte del video ho perso un po', mi sono un po' sconnesso perché non stavo avendo un calo classico del diabete. Mi sono ripreso un po' con la mela. E spero vi sia piaciuto, qualora foste arrivati sin qui a guardare, perché comunque devo essere sincero, secondo me sto DLC è leggermente più caruccio di Resurrection of Evil, anche se comunque è un riciclo di ambientazione boss. Quella dell'inferno mi è piaciuta veramente tanto, molto di più di Resurrection. Io ringrazio chi è stato nella live in diretta in mia compagnia, chi ha visto questo video su YouTube. Vi invito come sempre a passare per i miei social e canali vari, trovate sia su YouTube che su Twitch sempre banner e link nella descrizione in basso. Vi invito a non andare via come sempre dalla live. Che finale di merda, beh sì, ma pure quello di Resurrection of Evil non è che... Oddio, questo qua almeno... ti fa vedere che torni. Resurrection of Evil dice bentornato a casa, così dal nulla. E quindi già su questo è anche su questo è abbastanza meglio di Roe. Detto brevemente Roe oppure Resurrection of Evil. Vabbè raga, come sempre vi stavo dicendo, vi invito a non andare via dalla live. Perché continuiamo, vado a giocare a Quake, visto che mi stanno martellando i coglioni per giocare a Quake. Ci gioco volentieri a Quake Champions, infatti invito chiunque giocasse ancora a Quake Champions di passare sul mio canale, che ci divertiamo sicuramente. A casa dei mostri sotto al letto. Fate i bravi, mi raccomando, altrimenti vi mando nelle sale infernali di Doom 3. Ti prego, vivi. Vieni a giocare a Quake. Sì, vengo, raga. Fatemi fare l'end streaming e vengo. Ciao. Saluto quelli di YouTube. È importante salutare quelli di YouTube. Perché questo video lo vedranno migliaia di persone, capito?